Man mano che la corsa per mandare l'uomo nello spazio entra in dirittura d'arrivo, la competizione fra Stati Uniti e Unione Sovietica si fa più acuta. Nella primavera del 59 la NASA sceglie il gruppo di 7 giovani aviatori, per lo più piloti collaudatori, come equipaggio per il programma Mercurio.